Parliamo di data retention. In Italia le autorità giudiziarie possono raccogliere dati per le esigenze investigative ordinarie, ma possono trattenerle per addirittura 72 mesi. Il garante si è molto attivato con l'obiettivo di ridimensionare, ma non è accaduto nulla. Perché si è creata questa situazione? Qualche anno fa la Corte di Giustizia ha annullato un regolamento europeo, una direttiva europea, quella sulla data retention, uno dei primi e pochi casi in cui una direttiva europea viene annullata dalla Corte di Giustizia, quindi il massimo, diciamo, della censura, perché si riteneva che quella direttiva Frattini, si chiamava allora, avesse un tempo di conservazione dei dati raccolti attraverso le attività telefoniche e telematiche troppo lungo e omogeneo per qualunque dato e per qualunque esigenza, e quindi induceva, chiedeva agli Stati europei di adeguarsi rispetto a quegli standard. Allora il massimo dei tempi di conservazione in Italia erano 2 anni, e non per tutti i dati e non per qualunque genere di attività investigativa. Inopinatamente, nella fase in cui si stava rimettendo mano a questo sistema, un emendamento non discusso neanche in assemblea né in commissione ha introdotto il tetto di 6 anni, 72 mesi di conservazione. Totalmente fuori da qualunque altro regime. In Europa ormai si stanno allineando a mesi, a pochi mesi, non a molti anni. In Italia c'è questa anomalia, noi l'abbiamo denunciata in mille circostanze, abbiamo scritto, abbiamo rivolto inviti ripetutamente, non si capisce perché questo non abbia prodotto risultati. Temo che arriverà un momento in cui, potrebbe essere anche presto, la Unione Europea, attraverso le sue istituzioni, farà una censura molto severa. È un elemento di totale asimmetria e disaccoppiamento rispetto al regolamento generale in materia di protezione dei dati e anche rispetto a quello che gli altri Stati europei fanno. Ma non solo gli Stati europei, penso alla Russia, che ha ridotto a pochi mesi la conservazione, ma se in Russia, con regime di controllo molto severo che esiste, si scende a mesi, in Italia siamo a 6 anni, è una follia.